Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Mind Test Ita. Ultimo episodio avevo fatto vedere un po' di progress che avevo fatto con la barca, ma non sono andato molto avanti. Ti indovinate perché? Vi dice qualcosa esami? Ah, l'hater tra l'altro l'ha colpito ancora. Nel senso, c'è stato un giorno solo, se mi ricordo metto uno screen poi dopo. In cui in un giorno ci sono stati tipo 67 non mi piace. Ma tutti nella stessa giornata. O è stato un errore barra bug di Google, di YouTube per calcolare la roba. O boh, c'è stato qualcuno che si è divertito e è andato a mettere non mi piace tutti i video. L'hater ha colpito ancora. Salve signor hater. Per chi non lo sapesse, che si è perso qualche episodio fa, molti episodi fa, questo qua era stato account dedicato a tutti quelli che mettono non mi piace. Giusto perché danno visibilità anche loro. E se non ti è piaciuto, è giusto che tu dica non mi piace. Ho un nuovo progetto per oggi e non ho ancora premuto i, quindi non l'avete visto. No, ma è sparito. Però vedete, ho trovato questo bellissimo spiazzo che non è tanto lontano da casa. Tutta questa zona qua, vedete che è abbastanza pianeggiante. Non dura tantissimo, però è abbastanza pianeggiante. E mi piace. Mi piace. E poi comunque continua, ma qua scollina leggermente. Ecco, quindi è un bel posto. E non è neanche troppo lontano da casa. Quindi, GG. Mi piaceva e quindi avevo una mezza idea di... Ah no, c'è ancora qua. C'è ancora. Avevo una mezza idea quindi di fare qualcosa con la home decor. La home decor è in pratica una sorta di mod che aggiunge degli oggetti da abitazioni moderne, tra virgolette, ecco, tipo il forno a microonde, tipo il forno, tipo il televisore, tipo lo stereo, eccetera, eccetera. Sono degli oggetti puramente estetici, perché fino all'ultima volta che l'ho utilizzata non c'era modo di interagirvi. Vabbè, il forno a microonde, il forno funzionano come delle fornaci, no? Ci metti del combustibile, ecco, dentro e cuoce. Però tutto il resto è puramente estetico, no? Ci sono anche le ringhiere, le celle staccionate, delle porte un pochettino più carine. Alcune di queste le abbiamo già utilizzate. Questa mi pare l'abbiamo usata per la casetta del deserto. Ci sono delle belle poltroncine, delle sedie, anche dei tavoli, dei tetti. I tetti non so bene come funzionino in realtà, però c'è anche il lavandino, per esempio. C'è anche il bagno, c'è il water, la doccia sopra, la doccia sotto, eccetera, eccetera. Un sacco di cose che possono essere molto interessanti, dei comodini, adesso non li vedo più, dove sono i comodini? Forse la pagina dietro. Sì, esatto. Nightstand with two drawers, perché c'è anche quello con un solo cassetto. E poi ci sono degli mobili per la cucina, kitchen cabinet, half kitchen cabinet, eccetera, eccetera. Che tra l'altro hanno, mi pare, un piccolo inventario loro all'interno, quindi si possono utilizzare. E quindi, perciò, io avevo una mezza intenzione di creare un piccolo villaggetto là, una specie di cittadina moderna, e dedicare magari alcune delle case più importanti ad alcuni degli iscritti VIP. Con iscritti VIP intendo quelli che da sempre ci sono stati e sempre hanno commentato, diciamo, con più regolarità. Quindi, per esempio, Xander Able 9000 o Xander 9000 Able, mi confondo sempre. Comunque, Alessandro, Sam, boh, più o meno quello. Vabbè, poi magari metterò anche Marco 88, anche se non è mai stato, cioè non ho mai seguito particolarmente la serie di Mindtest perché è una cosa che non gli interessa. Ma GG così, nel senso non è che uno deve seguire per forza tutti i video. A me, per esempio, non piace il suo GTA e quindi non seguo GTA. Allora, innanzitutto farei una stradina per andare in là. E per fare una stradina io direi di continuare, diciamo, su questo stile qua. Ecco. Che mi sembra abbastanza neutro, può andare bene per una cosa moderna come per una cosa... Anche se in realtà per una cosa moderna si potrebbe fare qualcosa di più asfaltato, ecco. Una cosa di più asfaltato, sto pensando tipo della roba come l'ossidiana. L'ossidiana però non mi ricordo qua come si crea... Si potrebbe usare del coal block, ma sarebbe un po' molto costoso. L'ossidiana... Dovrei averne tra l'altro abbastanza da parte per quando avevo avuto quei bug là. No, dei bug. Sì, quando si era un po' incasinato il
il quarry, e ci sono anche gli obsidian brick, potrebbe essere carino per dare un effetto più di asfalto, ecco. Non proprio da fare asfaltato, cioè da fare strade con le carreggiate, eccetera, eccetera, anche perché cos'è quel nero qua? No, template, non c'entra niente. No, devo togliere. Ok. Perché mi dà fastidio vedere gli errori là. Di conseguenza, l'ossidiana. Vediamo un po' come lucca. Come lucca Comics and Games. Ne abbiamo qua. Sì, ne abbiamo un po'. Vediamo un attimo come. Che effetto dà. Ecco, a metterlo tipo. Non voglio però togliere della. Scusa, mettiamolo tipo qua, ecco. A fare una stradina tutto così. Non lo so, ma mi dà un'idea di malsano, tipo di fangoso, di. Non mi dice moltissimo, detto tra noi. No, non mi dice moltissimo. Ci sono anche gli obsidian brick, per la carità. Però sono. Ah no, ok, hanno messo 4-4. Ma questi più che altro li vedrei per un'abitazione. Dei brick non li vedo tanto per una strada. Cioè, perché se sono delle cose. Ci mettono la vita, no? Vabbè, non come in Minecraft, per fortuna, ma. È un po'. Dura da rompere. Secondo me continua a essere questa l'idea migliore, ecco, perché questi possono essere utilizzati magari per qualche abitazione, ecco. Magari per qualche pavimento di abitazione, ma per una strada non ce li vedo proprio. Secondo me i ciottoli là, il ciottolato è l'idea migliore ora come ora. Cioè, cobblestone e base. O male che vada, la gravel. La gravel potrebbe essere carina, però la gravel ce la vedo molto di più per delle cose più rurali, ecco, tipo una stradicella per l'orto, o. Ah, la sandstone. Ah. Però no. La sandstone potrebbe dare un buon distacco di colore, però non ce la vedo tanto in mezzo al verde. Oppure no, ci potrebbe anche stare per staccare un po', eh. Immaginiamoci una stradina così costeggiata. Pensavo di nuovo di legno, eh. Tipo quello là. Fare una stradina tipo così. Si girati dall'altro lato sarebbe meglio. Non ci sarebbe neanche male per cambiare un poco. E poi sa di qualcosa di un pochettino più. Scicchettoso, diciamo, del ciottolato. Sa di un pochettino più di qualità, quindi magari per fare per una cittadina moderna. Però sarebbe da farla da due, allora, probabilmente. Anche perché se è un posto importante, ci va una strada importante, no? Tipo la pubblicità del pennello cinghiale, la ricordate? Forse alcuni di voi sono troppo giovani. È una pubblicità, credo, delle fine degli anni 80 o anni 90. Comunque la trovate su YouTube. A me faceva un sacco ridere quando ero piccolo. Immaginiamoci, ecco, una strada che fa così. No, devo girarmi questi perché sennò non rende proprio per niente l'idea. Allora, vediamo, posso girare se metto così. Ah, ok. Se vado così, perfetto. E giriamo anche questi perché da sto verso proprio non ce li vedo. Perché stacca troppo con la sensazione di movimento in quella direzione che danno invece. I brick. Secondo me ci può stare. Proprio ci può stare. È stata un'idea non male, ecco, quella di provare la sandstone. L'unica cosa che bisogna capire è come collegarla laggiù. Nel senso che se qua faccio partire una parte di sandstone, stacca proprio a bestia. A meno che non facessimo una cosa tattica, nel senso. Se facessi una sorta di sottopasso sotto la statua dell'Aether.
Sto andando un po' così a intuito, ecco. Non ho preparato niente per l'episodio perché mi piace proprio farlo così di inventiva, no? Idee random, buttiamo, vediamo cosa esce fuori. Se facessi un sottopasso qua, dove nel sottopasso non c'è strada, c'è stone e basta. Stone sulle pareti. Stone, for, facciamo tutto stone. O pareti di dirt. Vabbè, adesso quello lo vediamo. Se facessi un sottopasso, scendo giù tipo 4 livelli e poi risalgo su di qua. Faccio un po' in orizzontale, poi salgo su di qua e continuo di là. In realtà dovrei tenermi più di que da questa parte qua. Quindi un po' più avanti rispetto alla statua dell'Aether. Che forse è anche meglio, però tipo qua. Cioè se partissi tipo qua, mi abbassassi di 3-4 lei è di nuovo notte, porca di una miseria. E sbucassi fuori qua. Non mi dispiace. Nel senso, qua la cosa migliore per arrivare laggiù è. No, credo di passare di qua. Da questa parte qua, che poi dovrò spianare, togliere questi alberi di mezzo. Cioè, perché se io arrivo di qua. Sì. Sì, direi proprio così. Allora, dove ci sono questi alberi in mezzo? Dove c'è quest'albero che rompe le scatole? Dove c'è questo? Quindi tenendoci un po' più sulla sinistra rispetto a quello che avevo detto all'inizio. Tipo di qua, ecco. Tipo di qua dove c'è. Ma mettiamo già un'indicazione. Facciamo così. Ok? Di qua poi si va in là. In questa direzione, boh, continua. Ok, perfetto. Poi dopo parte comunque sistemiamo. Allora, quindi noi possiamo fare il sottopasso che sbuca di qua. Proprio qua dove c'è questa dirt qua. Togliamo un po' di dirt qua. Giusto per non fare un precipizio, diciamo, all'improvviso. Facciamo già che scende qua, già a questo punto. Sì, direi che si potrebbe partire anche di qua. Facciamo di 4 perché qua ci sarà 2 e 2. Sarà 2 e 2, tipo. Così devo posizionarlo, sì. Ok. Perfetto, 2 e 2. E quindi qua io lo terrei da 2 e 2, nel senso che appena finisce, appena esce fuori. Ci sono. Potrei mettere, ecco, delle scrette di stone. E poi dopo, appena arrivato qua, c'è, cioè, cambia, stacca con quello. E secondo me ci sta. Allora, scendiamo giù. Non tantissimo di qua. Però devo comunque sparire sotto. Quindi diciamo 3 layer. 3 layer ci sta, 3 livelli. Che perché parliamo in inglese se ci sono dei termini in italiano. Così. Ho ancora un po' di più. Ancora uno, direi, dai. Uno. No, non là però. Cribbio. Allora, pappapero. No, qua bisogna tirare giù sta roba perché sennò non si passa. Poi bisognerà fare un modo per non caderci dentro. Ecco, magari una ringhiera o un qualcosa. Boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom. Togliamo questa stone qua. Togliamo questa dirt qua. Ok. Qua scenderà giù un po' ripido perché ci saranno poi le scalette. E poi dobbiamo spostarci in là di qua. Allora, qua che livello è? Ecco, guardiamo che livello siamo qua. Siamo a livello di 9 e mezzo. Ok, 9 e mezzo, perfetto. Allora andiamo di là, facciamo la stessa cosa a livello 9 e mezzo. Tenendoci, ecco, qua proprio in linea dritta. Questa è la parte più esterna, ecco, più verso l'abitazione. Ok, quindi arriva qua. E quindi da qua dobbiamo scendere e andare giù. Che poi potrei già farlo così, eh. Ah, verso 9 e mezzo. Sì, poi devo farlo di 4. Adesso sto facendo di 2 solo per. Quanto siamo qua? 12 e mezzo, ancora un sacco alto.
10 e mezzo, 10 e mezzo, quindi questo è 9 e mezzo. Perfetto. Qua dall'altra parte che poi sostituiremo. Qua ci saranno tutte le scaline che scendono in giù. Andiamo a ingrandirlo. Togliamo questa torcia e facciamo. No, tra i due ho tolto quello che non devo togliere. Naturalmente. Questa potrebbe essere un'idea carina che scenda giù questa vine come là. O forse potrebbe solo rompere le scatole. Forse più l'altra che rompe le scatole. Tra l'altro non so quelle come si potrebbero piazzare. Non so se c'è un modo di piazzarle senza romperle. Cioè nel senso perché quando le rompi non te le fa piazzare, mi pare. Non vorrei provare con quella però. Andiamo a prendere quella dalla casa. L'ultima che poi tanto ricresce in giù. O anche questa. Poison Ivy Climbing Plant. Se la mettessi tipo così. Ah no, ci sta. Vabbè, vediamo. Potrebbe essere un'idea molto carina. Non mi ricordo se l'avevo fatta perché questa non è climbing, l'altra è climbing invece. No, quella non l'avevo fatta, però potrebbe essere un'idea molto carina questa cosa qua delle climbing plant. Ecco, anche questa. Io metterla qua, un sottopasso un pochettino cavernoso tipo, ecco, una cosa del genere. Allora io scendo qua, a parte che dovrò alzare tutto di uno, perché se metto le scale devo alzare tutto di uno qua. Là. Qua. Qua. E abbiamo detto che qua è già 9 e mezzo. Ok. Quindi qua mo c'è da continuare. Ecco, io lo farei alto 3. Lì si è rotto, vabbè. Beh, andiamo in qua per fino a ricongiungerci. Mettiamo delle torce, che sennò voi non vedrete niente. Già io non vedo un Kaiser di nulla. E in più voi ancora meno, anche perché so già il video oscura un po', YouTube oscura ancora di più, e quindi vabbè, non è poi cortissimo sto tunnellino, eh. Ah, eccoci arrivati, perfetto, ed è il punto proprio giusto. Sì, forse effettivamente avrei fatto più facile con il mining drill, ecco. L'MK3 mi risolveva un sacco i problemi, ecco, rispetto che a usare il Picconauser così. E anzi, già che ci siamo, visto che lo volevo fare alto 3, facciamo che prendo il nostro mining drill e fare tutto un pochettino più. No, nell'1. Ecco qua. Boom. 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 Facciamo molto più in fretta di sicuro. Poi non c'è neanche da cambiare strumento, se tipo c'è la dirt o altre robe. Però al posto che le torce qua potremmo mettere qualcosa di un pochettino più moderno, del tipo. Del tipo dei lampioni. No, non dei lampioni, ma tipo dei neon da soffitto. Tipo proprio sottopasso da città, ecco. Non so se ce n'è, però mi pare che ci siano delle cose tipo. Delle cose luminose. Tipo plafoniera. Ma forse proprio nella home decor, eh? È tipo queste cose qua. Non so se poi si possano mettere su in cima. White glow light. Come si fa con yellow glow light? Che si fa con 3 glow glass. Ah, no, un glow glass e 2 super glow glass. E questo si fa con il glass e 2 torchhouser. E potrebbe essere un'idea. Se si possono mettere per caso sul soffitto, deve essere una bella idea, a mio parere. Secondo me ci possono stare molto bene. Poi boh, ditemi anche il vostro parere. E poi continuare in qua e boh, e buttare giù tutto, insomma. Qua ci posso fare così?
Sì, non mi era indispensabile quello, anzi facciamo che tirare qua e mettere una piccola ringhiera. Sì, vai con la ringhiera, ma credo di averne a casa, quindi meglio non farne di altre. Sì, questo poi lo ripulisco. No, magari lo lascio giusto per dare l'idea. Sì, qua sto solo spostando della gravel, niente di che. L'F5 non ci serve più. Cosa siamo venuti a prendere? Delle fence. Delle fence. Allora, andiamo di qua. Perché dovrebbe essere poi questo il percorso che faremo per andare laggiù alla casa. No, alla casa, proprio al distretto, diciamo. Distretto delle nuvole. Lo chiamiamo il distretto delle nuvole. LOL. Tipo in Skyrim. Winterhold, mi pare. No, Whiterun. A Whiterun c'è il distretto delle nuvole. Mi piace come nome. A voi piace il distretto delle nuvole? Così, così forse ci può stare. Ecco, giusto per non caderci dentro. Ce la faccio tutto intorno. A protezione, che magari uno andando di fretta non se ne accorge. E ci vola dentro. Ok, così però qua sarebbe da... Togliamo un po' di roba qua, ecco, anche per evitare. Ma togliamo anche quest'albero, eh. Facciamo un po' di pulizia. E togliamo st'albero. Via. Bien. Così è anche tutto un po' più chiaro. Qua invece però riempirei con... Cioè metterei un po' in modo diverso la dirt. Perché... Allora, qua togliamo. Qua toglierei e qua riempirei un po' di più invece. Tipo così. Sì, meglio. Decisamente meglio. Sì. Qua l'unico casino è che forse se c'è l'affare là non si... Non diventa... Con erba sopra. Quindi aspetta, noi togliamolo un attimo per essere sicuri. Ci metto queste sopra perché voglio assolutamente che ci sia della dirt là. Perché con la terra così è proprio brutto. Cioè sembra proprio tipo del fango, ecco, della melma, del... Bah. Schifo. Quindi andiamo a mettere delle torchhauser qua per essere sicuri che illuminino e che quindi venga l'erba. Perché qua in Mindtest deve essere per forza illuminata, non è una questione di spread o non spread dell'erba come in Minecraft. È proprio una questione di ci deve essere luce sopra, luce proprio che arrivi forte. Ecco. E quindi, boh. Niente, direi che questo progetto poi continuerà nei prossimi episodi, ci vorrà un attimo, ma credo che possa uscirne fuori un bel progetto. Io vi invito a scrivere anche nei commenti che cosa ne pensate, insomma, di questa idea. Se avete qualcuno da proporre per una casa o se volete prenotarvi per una casa. Qua dovrei mettere già delle scalette, però forse, quindi è inutile mettere il cosino qua. No, no, perché questo dovrà essere un layer più in basso. Quindi le scale inizieranno da qua. 1, 2, 3, 4 e poi di 0. Boh. E forse questo quindi sarà da abbassare di 1. No, dovrei passarci. Sì. Niente, allora io vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace se l'episodio vi è piaciuto, se il progetto vi piace, vi ispira. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Da Mazzetes è tutto. Ciao a tutti!